Bella Frank! Ragazzuoli, per i veterani del canale, qui si parla dei daily vlog, a Maria di Grosseto un anno fa. Dei primi, Portogallo. Compito per casa, appena finito questo video, tornate al canale, andate a cercare i video del Portogallo e Lisbona, agli inizi, mettete meno recenti e guardate ragazzi, i tuoi video. Quelli questo sono gli uomo. Albori del canale. E adesso ci troviamo qui a Londra. C'eravamo, ragazzi. Frank è venuto da me, è venuto a visitare, è venuto dal quarto manzo. Ora si va a fare la cenetta. Sì, no, a fare la cenetta. Giacomo Edo, vergogna. Ale ci vive da... Ormai c'è lavoro, da un annetto. Almeno un professionista della zona. Sì, un professionista dell'ufficio, fondamentalmente, perché non visito niente. Vabbè, comunque, siamo qui. E oggi il ragazzo mi vuole portare in un ristorantino che... Sarà cenetta di classe, ragazzi, proprio al bacio. E mi ha detto, portati una camicia. Io purtroppo viaggio il bagaglio a mano, zainetto, quindi la camicia non me la sono portata. Ryanair, zainetto sulle spalle e via. Tre magliette, tre mutande e via. Così che oggi sono addirittura a Primark per comprarmi la camicina. 7 euro. Ciao ragazzi, io sono curioso. Per voi signori, andiamo. In che via ci troviamo? Come si chiama? Si chiama Big Street. Questo è il ristorante Bob Richard. Dal nome mi sembra tipo se mi dicessero così a caso per strada ti reca un fast food. Però a quanto pare è un fast food effettivamente. Qui è... mi sa che ora è anche in Giappone, cioè... Davvero? Allora una catena proprio. A proposito di cattiveria, yeah, we do, 8:45, Alessandro Galgani. Sei un lord, con questa lucina verde nel microfono. Davvero, non la vedo. Siamo dei cyborg. Sta brillando il ristorante, c'è il corrimano che brilla, è d'oro. We got a reservation at 8:45, Alessandro Galgani. Mi sento con un personaggio importantissimo, tipo un capo di stato. Madonna, qui... Io ho mangiato qui l'ultima volta. Ah, davvero, nello stesso posto? Guarda, stesso tavolo. Te lo riservano? Sì. Tipo Enzo Ferrari. Ormai il nome è questo. Oh, eccolo il campanellino magico. Press for champagne. Lo premeremo? Staremo a vedere. Che dire follettine e follettine? Ciao. Mi sento in un film tipo che... Da spie. Cioè che viene tipo, come si chiama? Kingsman. Non so se... No, sta camicia l'ho sbagliato taglio. La non so se ho mai fatto un video su YouTube in camicia io. Questa è la prima volta. You have a nostalgia at this table? No, I do. Ok, yeah, okay. Brilliant, thank you. Giusto. Io ragazzi sono quello strano, l'allergico. Allergico alle nocciole. Alle noci, alle nocciole, tutto. Praticamente pomodori crudi, di tutto. Un po' il supporto per Ale nei commenti che non ha mai mangiato. Non può mangiare la Nutella, quindi... Ale, sono con te, nei commenti. Quello che sta mangiando quella signora mi ispira di brutto. Lo voglio. Tipo una pie inglese. Yes, please. Can we have one bottle of still water? Non hai detto bo-wo. Bo-wo. E comunque qui dicevo, c'è questa presa e l'interruttore è per questa luce? No. No? Premilo. Non c'è. Questa non lo so. No, lei no. Forse si spegne qua, guarda, Francia. Ma cioè, se lo premo, che succede? Io non l'ho mai premuto, Francia. Davvero? L'ha fatto. Secondo me l'ha fatto per vedere... Cioè, come te lo portano, cioè, se te lo chiedono. Infatti, cioè, vuoi? Te lo porto senza chiedere. Guarda, ti arriva il bidoncino con il ghiaccio. Oh, bellissimo, questo io l'avevo visto, il mini piattino col coltellino per il burro. Caruccio, sembra tipo il piattino per i gatti. Ce l'ho portato nel menù e adesso gli diamo una bella spulciata. Poi magari fanno schifo, però vanno preso. Allora, piano di battaglia fatto. E c'è un po' di robetta interessante, molto costosa. Ad esempio qua c'è il beef Wellington che è per 2,50 sterline. Se no la stick tartare imperiale 58 sterline. Che quella che prenderà Ale, vero? Io prendo 5. E i prezzi per quanto riguarda i main dish si aggirano dai 23 ai 60 euro, 60 sterline massimo. Mentre qui c'è la robetta pesante con il caviale, 70 sterline, 80. Non ci vanno piano con il costo. Ci sbucciano, ma è un'esperienza da fare. Quindi iniziamo subito con le ostriche. Mai mangiato in tutta la mia vita, quindi potrebbe essere un 50-50 questo. Diamo spazio al maestro. One scallop lobster and simple many. No, per me va bene. Vabbè. In realtà quando mi hanno chiesto il volo dei contorni non ho guardato i contorni che c'erano, ma i prezzi e non li voglio. Adesso abbiamo ordinato, check del bagno. Vediamo un po'. Ah, qua c'è il bancone bar dove puoi sederti e mangiare.
magari se sei da solo in coppia, così nel chill. O comunque ogni tavolino c'è il pulsantino press for champagne. Qui è proprio iconico. Oddio, che c'è una discoteca qua sotto, ma che è? Ah, qua c'è la Baldoria. Mi fanno paura questi locali così in penombra. Gentleman, lui. Situazione così un po' imbarazzante è stato. Bagno, devo dire che fa invidia ai ristoranti 3 stelle Michelin comunque. Cioè cavolo, per questo ristorante non ha nessuna stella, non è niente proprio. È solamente proprio lusso, lusso sfrenato. Torniamo al nostro cibo che è meglio. Però prima volevo vedere cos'era qui. Qui mi sa che ci ballano, c'è un po' serata dopo. Mi sembrano tutti NPC comunque. Che è successo? Cos'è questo? Io ti giuro che per un momento ho pensato che avessero portato questo loro. Con quella cosa si deve fare? Ci hanno cambiato i piatti, un botto di posate. Cioè, cos'è questo? Io le userò tutte ovviamente e capiamo se questi cibi saranno effettivamente buoni. Ah, arrivano le ostriche adesso. Le ostriche qua sopra. Ah, ecco, ecco. Posso portarne due almeno. Pane e burro. Netherland Farm Butter. No, è super giallo, o sbaglio? È proprio alla francese. Ah sì, perché non si è detto, ma questo ristorante è un misto. Esatto. È un feticcio. Inglese, francese, russo. Quello qui, caruccio. Ah, così in cima lo metti? Si vede. Sa di acqua. Là. Piacevole. Devo dire la verità, è piacevole. Si scioglie bene in bocca. Diventa acqua. È acqua. Cioè, è lei. Io pensavo scherzassi, ma effettivamente è come bere. Poi non avevo visto dietro, ma ci sta le tendine. Cioè tipo. Thank you. Dai, ci sta. Fatte così sul momento. E poi qui sono arrivate le nostre famose ostriche. 6 ostriche, 28 sterline. Saranno le prime ostriche che mangerò in tutta la mia vita. E le ultime. Ma ci sono anche le alghe sotto. Ma ti devo dire la verità, non mi invitano per niente. Ma infatti fanno schifo. No. Il succhettino è la parte essenziale dell'ostrica. Ma c'è pelucchi anche. No, ti giuro, ci fai proprio così. Buon appetuto, eh? Buon appetuto. Buon appetuto. Vai. Ma succhi da davanti? Tutto, prego. Ah, allora, certo. Buon appetuto. Buon appetuto a tutti. Ragazzi. Sono di Porto. E quello non si può. È lo stesso odore che senti quando da piccolo andavi a prendere i granchi con retina al porto. Senza tabasco non funziona, Fre. Ma certo che mi fa a mangiare sta roba. Boh, te quanto ce ne metti? Vai, vabbè, non ti so. Io stanotte mi sono addosso, voglio dire, ragazzi. Hai un pezzo di ostrica sulla casa. E io ti invito a provarla solo con limone. Lo faccio per voi. Oh, c'è di peggio, L'abbiamo pagato 28 sterline. Per questo c'è di peggio. No, devo convincere. Vamos con questi raviolini. Capasanta dentro. Non è male. Non è male. Il dottore ha detto che non è male. Non so se sciottarlo. Per me lo shot ci sta. Shot. Te lo godi di più. Beh, arriva un bel profumo di pesce, eh. Bello, questo mi piace. Un profumo buono, non sa di porto. La capasanta è una ghiottoneria. Cioè è proprio saporino dolce. Anche l'impasto del raviolo niente male. Thumbs up però. Sì, sono d'accordissimo. Vai, shottalo, vai. Shotto io. Molto meglio. E lo volevo. Arrivate le portate importanti. Questo è tipo una tartare di carne con un uovo sopra. È bellissima questa chicken pie con champagne. Questa crosticina mi invita di brutto. Mi sembra di essere tipo nella classica cena dell'ingraziamento o comunque di una cena di Natale in qualche film americano. 23 sterline, tipo 23-25 sterline, sicché ne potrebbe valere la pena se è buona. Ah, è cremoso! No! No. È rimasto malissimo. È tipo un maionese, non è un tuorlo. Allora, è tuorlo, ma penso che non sia permesso servirlo crudo. Ah, ok. C'è la scappatoia, non so. Fa un po' schifo. No. Fa un po' schifo.
Ma schifo. La tartare? No, cioè. Perché che c'è? Sento solo l'uovo. No. Sento solo l'uovo, è fortissimo. Boh, il fumo cash. Oddio, dentro è liquidina, non me l'aspettavo, mi aspettavo una cosa proprio densa. Confortevole. Folletto bello tenero dentro. Unica cosa, cioè, un po' uno scam perché il volume è bassissimo. Non c'è niente, cioè è pochissimo. No. Dentro c'è veramente pochissima roba. Poi c'è i funghi, oh. Funghettino. Oh, wow. Sono un po' intimorito della verità. No, perciò. Ondeggia, ondeggia. C'è di peggio, ma c'è anche di me. Ok, è un po' sboboso. Ok. Come ha detto? Sembrava amichevole, non so se... Vabbè, rimarrà un dubbio a vita. Complessivamente la cosa più buona di questo piatto è la crosta esterna. Tartar, vediamo un po'. Ah, un bel profumino, eh. Allora, questa combo con i capperi, non so perché, ma mi riconduce proprio a hamburger. Tartare. È bella fresca, sente il cappero, però non sente la carne veramente. Peccato. È il gusto condito del cappero un po' buono. Cioè, troppo cappero. Cappero. Dai, però tutto sommato, per essere un piatto tipico, ci sta. Poteva andare peggio. Lì è delusione totale. Faccio fatica. Va bene, allora... Beviamoci su. Cenettina portata a termine. Posticino interessante. Per la location è pazzesca. Per il cibo ci sta, standard. Rimaniamo così. Oggi non l'abbiamo pigiato. Però quando tornerò qui da Ale con Giacomo Edo, verremo qui e pigeremo lui. Quello è messo in sospeso, però va fatto. Esatto. Va fatto. Adesso arriva la parte brutta. Scoprire il conto finale. Pronostico? Secondo me 210 sterline. Tantissimo, ti dico 150, ma anche meno, 140, 135. No. Cioè, ragazzi, spicci? Francesco la calcolatrice. Oddio, 210. Ci vengo anche domani sera. Come trattoria, trattoria nascosta, dai, buon buon Richard. 131 sterline, si fa la napoletana? Fail, siamo venuti qui a Piccadilly Circus io e Ale per fare l'outro insieme. E niente, ci siamo salutati nella vita reale, ci siamo scordati di fare l'outro di questo video. Vabbè, ci siamo goduti il momento nella realtà, nella real life, così come è giusto che sia. Perciò, vabbè, ringrazio Ale, spero che vi siate divertiti a guardare questo video. Posticino interessante quello, davvero curioso. Perciò ragazzi, io ci vediamo prossimamente in un nuovo bellissimo video. Arrivederci.